doppio appuntamento a Pagani con la festa della musica. Stasera e domani due location, due mondi musicali completamente diversi, ma allo stesso tempo pronti a fondersi grazie alla bravura di artisti locali e non solo. Perché no? Potrebbe essere un'idea mettere insieme i canti popolari e quelli dei rapper di nuova generazione. E in piazza Corpo di Cristo questa sera la musica popolare con vari gruppi, domani sera invece in piazza d'Arezzo il momento dei rapper alla presenza della guest star Nto. La strada suona la festa della musica, questo è lo slogan scelto quest'anno e l'amministrazione comunale col forum dei giovani di Pagani è protagonista per un evento che richiamerà l'attenzione dei paganesi, ma non solo. Per il secondo anno consecutivo a Pagani avremo la festa della musica, una festa europea, una festa nazionale, e già l'anno scorso abbiamo portato queste iniziative qui nel nostro paese e quest'anno ci risiamo, quindi grazie ancora all'amministrazione sia per la disponibilità che ci ha dato, sia per man forte proprio nel migliorare questa festa, facendoci portare anche un artista di un certo livello come Nto, che è molto conosciuto. Altro protagonista delle musiche di Gomorra, che poi è diventato famosissimo. Sì, infatti la sigla di Gomorra, proprio come musica, una sua canzone. Dicevamo, due serate improntate su due tipi di musica. Si inizia a Piazza Corpo di Cristo con la musica popolare, fondamentale qui, e tutti questi artisti si esibiscono un po' in tutto il paese. Domani sera invece abbiamo musica, diciamo, un po' più innovativa, quindi rapper, che è un genere musicale molto diffuso negli ultimi anni, e band che comunque sono molto conosciute qui nel nostro paese. Amici di Pagani, vi aspetto in Piazza Municipio il 21 giugno per la festa della musica.